Oggi parliamo di giovani, sessualità e affetto. Lo facciamo con Giampiero Dalla Zuanna, demografo del Dipartimento di Statistica dell'Università di Padova, che con Daniele Vignoli ha appena pubblicato Piacere e fedeltà, i millennials e il sesso, edito appena dal Mulino. Buongiorno, professore. Buongiorno a voi e a tutti. Ecco, nel libro si parla di una ricerca condotta sui millennials. Vuol spiegarci di cosa si tratta? Questa ricerca in realtà ha replicato una ricerca identica che avevamo fatto una ventina d'anni fa. Abbiamo due grandi campioni di studenti intervistati nel 2000 e nel 2017 con un questionario identico. E questo permette effettivamente di fare un confronto puntuale per rilevare i cambiamenti che ci sono stati in questa sfera. Campione di studenti naturalmente vuol dire che abbiamo a che fare con un gruppo selezionato, cioè questa non è un'indagine sui giovani in generale, ma è un'indagine proprio sugli studenti. Anche se altre ricerche mostrano che gli andamenti sono abbastanza simili in tutte le categorie della popolazione. Se vogliamo dire una piccola differenza è che gli studenti tendenzialmente hanno una sessualità meno precoce e hanno un investimento meno intenso di altre categorie proprio sull'aspetto affettivo, l'aspetto sessuale. Ecco, al di là di questo però siamo molto contenti perché questa ricerca ha mostrato come anche i giovani italiani sono in un flusso di cambiamento rilevato già in altri paesi d'Europa e non solo d'Europa, e ha permesso di misurare proprio in che modo questi cambiamenti si stanno realizzando. Quindi a distanza di 17 anni avete preso dei campioni simili di migliaia di studenti di economia, se non sbaglio. E sono 8.000 studenti intervistati nel 2017 in un campione rappresentativo degli studenti del primo e secondo anno di economia e statistica delle università statali italiane. Quindi andiamo dalla Sicilia fino al Piemonte, alla Friuli Venezia Giulia, insomma. Quindi, e poi il campione è stato rapportato all'universo, quindi è rappresentativo proprio dei loro coetanei che studiano economia e statistica. Che cosa è emerso da questo raffronto tra i giovani del 2017 e i loro coetanei di 17 anni prima? Allora, diciamo che il risultato più importante è questo, anzi sono due probabilmente i risultati più importanti che emergono anche sul titolo che abbiamo dato al libro, appunto Piacere e fedeltà. Allora, da un lato assistiamo a quella che viene definita una sessualizzazione del comportamento degli adolescenti, ossia c'è un abbassamento dell'età ai primi rapporti. Che tuttavia non è, come si legge delle volte in giro, 15 anni, 14 anni, ma l'età mediana, cioè l'età in cui metà delle persone hanno avuto il primo rapporto sessuale, è attorno al 18° compleanno. Questo vale, vuol dire che metà dei ragazzi hanno il primo rapporto sessuale prima del 18° compleanno, questo come significato statistico, diciamo. Ecco, per i loro 17 anni fa questo dato era 19-20 anni. E fra l'altro la differenza è che ora sono molto diminuite le differenze interne, cioè nel 2000 trovavamo per esempio le ragazze del sud che avevano i rapporti sessuali molto più tardi, arrivava anche addirittura a 21 anni l'età mediana. Oggi invece c'è stata una standardizzazione dei rapporti sessuali, cioè si è abbassata per tutti più o meno l'età e si è uniformata. Tra l'altro sono anche più o meno uguali l'età e i primi rapporti di maschi e femmine. Quindi questa sessualizzazione interessa anche altri aspetti, non è solo l'età al primo rapporto. Per esempio è diventato molto più normale parlare di sesso all'interno di gruppi di amici, anche di amiche, che prima, sempre un po' di anni fa, questo era meno usuale. E è molto più comune scambiarsi anche perché prima non c'erano manco gli strumenti per farlo, immagini di espliciti contenuti sessuali attraverso cellulari, attraverso altri strumenti elettronici e così via, insomma. Quindi abbiamo questo come primo risultato. Ah sì, c'è anche una fruizione generalizzata, anche se praticamente solo fra i maschi dei contenuti pornografici. Perché ora sono facilmente accessibili via web, no?
Ecco, quindi questa sessualizzazione bisogna tenerne conto e bisogna dargli belle evidenze. Nello stesso tempo, però, e questo è il secondo risultato, quindi no, piacere e fedeltà. Cosa intendiamo noi per la parola fedeltà? Intendiamo dare enfasi al fatto che questa sessualità non viene, almeno a livello ideale, non è esplicitata in modo sregolato, ma trova la sua piena soddisfazione all'interno del rapporto di coppia. Ossia l'aspirazione delle persone e anche il comportamento delle persone dei giovani va nel realizzare il loro piacere, chiamiamolo così, sessuale, fondamentalmente all'interno del rapporto di coppia. Ad esempio, noi abbiamo fatto una domanda che si fa sempre in queste ricerche sulla felicità, no? Sei felice della tua vita sessuale? Bene, le persone che si dichiarano felici sono in grandissima parte quelli che stanno vivendo un rapporto di coppia al momento dell'intervista. Cioè, se non c'è questo rapporto di coppia, il livello di felicità è estremamente più basso. Ossia, per esempio, il modello della persona, chiamiamola così, che vola di fiore in fiore, no? Cioè quello che trova, che vive il rapporto di una notte, dopo saluta e arrivederci, bene, questo modello intanto è pochissimo praticato in realtà. Cioè, troviamo numeri molto contenuti di persone che hanno questo modo di fare come stile di vita. E nello stesso tempo però troviamo anche che chi vive in questo modo molto spesso si dichiara molto più insoddisfatto rispetto invece a chi ha un rapporto stabile di coppia. Tant'è vero che per esempio le donne sono molto più soddisfatte sessualmente degli uomini, almeno nella dichiarazione che ci fanno a noi, e se andiamo a vedere perché, scopriamo perché le donne sono in rapporto di coppia, le ragazze di 20-21 anni, molto più frequentemente rispetto ai maschi. Il motivo è anche demografico, se vogliamo, perché le ragazze molto spesso hanno rapporti di coppia con persone un po' più vecchie di loro, no? Mentre i ragazzi, il loro, tra virgolette, mercato a 20 anni sono solo le ragazze più giovani. Ecco, perché in realtà questi, chiamiamoli stereotipi, continuano a non essere stereotipi, ma a essere la realtà. Ecco, l'altra cosa appunto che stempera, se vogliamo, questa idea di sessualizzazione che potrebbe dare l'idea, no, di giovani assatanati, così. In realtà non è così, cioè nel senso che loro cercano, per esempio, vediamo che nell'80% dei casi il primo rapporto non avviene in modo occasionale, ma avviene proprio all'interno di un rapporto di coppia. Non era così, per esempio, per i maschi di 30-40 anni fa, dove molto spesso il primo rapporto o era addirittura mercenario, oppure avveniva in modo occasionale, con una donna più anziana, per esempio, o altre cose di questo genere. Per cui, insomma, vediamo questi due aspetti, no? Che si mescolano insieme e configurano appunto un approccio alla sessualità, un approccio all'affettività che forse è diverso da quello che veniva configurato negli anni 60, negli anni 70, quando si parlava di rivoluzione sessuale. Rivoluzione sessuale, peraltro, che è iniziata molto più indietro nel tempo. Se andiamo a vedere, alcuni comportamenti cambiano però ancora all'inizio del Novecento, eccetera. Ma qua non dobbiamo parlare di storia, ma dei giovani di oggi. Figli e famiglia sono ancora tra i desideri dei giovani oppure qualcosa sta cambiando? Allora, figli e famiglia sono nei desideri non solo dei giovani italiani, ma di tutti i giovani dell'Occidente. È sbagliato pensare alle società postmoderne come società in cui non trovano posto i figli e la famiglia. Non è la famiglia di 50 anni fa, di 60 anni fa, che vedeva il suo punto iniziale fondamentalmente nel matrimonio e vedeva poi uno svolgimento molto simile per tutti, eccetera. Però i figli continuano ad essere un punto fondamentale anche per l'acquisizione, se volete, del benessere individuale. Cioè la gente ritiene che, ripeto, anche nelle società avanzate, chiamiamole così, nelle società più ricche anche di noi, nelle società che anche più di noi hanno modificato tutta una serie di comportamenti, di approcci rispetto ai consumi, eccetera, vedono l'aver bambini e il passare sempre più tempo con i figli, fra l'altro, questo è un dato poco noto che ribadisco, ci sono grandi indagini sull'uso del tempo, ripetute da decenni ormai,
che mostrano con chiarezza che la quantità di tempo che i genitori passano con i figli è molto più alta adesso rispetto per esempio a 20 anni fa. Cioè, quindi in realtà il figlio fa parte sempre di più quando arriva della, come possiamo dire, proprio dello stile di vita delle persone. Ecco, quello che in Italia è problematico, e in parte emerge anche nella nostra indagine, è che la prospettiva del figlio molto spesso fa pugni con altre prospettive delle vite delle persone. Cioè, manca la possibilità di conciliare in modo semplice, in modo pratico, l'aver figli con tutti gli altri aspetti, tutte le altre, gli altri obiettivi che le persone si pongono nella vita. Per cui se una persona, per esempio, ha un figlio e vorrebbe averne un altro, ma si accorge che questo figlio in più gli blocca la carriera, gli blocca la possibilità di avere un accesso ragionevole ad alcuni tipi di consumi, allora ci pensa due volte prima di averne un altro. Ecco, quindi qui è un problema non di aspirazione delle persone, non è un problema culturale, se volete, un po' sì, però è fondamentalmente un problema di mezzi. Cioè, la nostra società purtroppo è organizzata in modo che l'aver figli contrasta con tutta una serie di possibilità che le persone che non hanno figli, a cui le persone che non hanno figli possono accedere, e chi ha figli invece magari ci può accedere, ma con sacrifici spesso molto, molto, molto ampi. Ecco, questo è quindi un problema di organizzazione sociale. Un'ultima domanda riguarda appunto la crisi economica in cui siamo soprattutto in Italia da diversi anni, e magari anche un accenno della pandemia, anche se è avvenuta dopo rispetto ai questionari della ricerca che voi illustrate. Ecco, come possono influire questi fattori esterni sull'affettività degli adolescenti e dei giovani di oggi? Ma io su questo, che io sappia, mancano ancora ricerche, parliamo della pandemia, secondo me potrebbe essere molto interessante, per esempio, capire in che modo ha interagito una fruizione, diciamo, per esempio della pornografia via web rispetto invece all'interazione diciamo normale fra le persone. Ecco, una cosa che si è visto che è che durante la pandemia, in particolare durante il lockdown della scorsa primavera, c'è stato un calo secco delle vendite sia delle pillole del giorno dopo sia del Viagra. Quindi evidentemente l'impossibilità di avere rapporti occasionali con le persone ha portato proprio a una diminuzione di questi rapporti, insomma. Ecco, se vogliamo è banale la cosa, però è interessante vedere proprio che si vede dai dati sulle vendite di questi prodotti farmaceutici. Un'altra cosa che durante la pandemia è accaduta, ci sono gente che studia queste cose attraverso Google Trend, si vede che c'è un calo secco durante il lockdown di ricerche su Google Trend della parola gravidanza. E questo probabilmente si rifletterà adesso, si è già riflettuto, che i dati ancora non li abbiamo, in dicembre, gennaio, febbraio, su una diminuzione ulteriore delle nascite. Probabilmente l'instabilità, l'incertezza, anche lo shock, insomma, del dover di non sapere bene in futuro cosa accadeva, ha spinto la gente ad essere prudenti. Fra l'altro non è che si è visto dopo, in luglio-agosto, un aumento di queste ricerche, quindi non è che c'è stato poi una ripresa importante, mentre per esempio c'è stata una ripresa dei matrimoni, questa sì, ci sono stati matrimoni che erano stati rimandati durante la primavera, che poi c'è stato un recupero, diciamo, durante l'estate o durante l'autunno, tanto per dire. Ecco, quindi queste sono cose che noi demografi osserviamo con attenzione, perché sono molto simili a quelli che accadevano quando c'erano le grandi epidemie nel passato, quando c'erano le grandi epidemie di peste o cose di questo tipo, no? Anche se naturalmente questa epidemia è totalmente incomparabile rispetto a ciò che accadeva nel passato, quando veniva spazzata via metà della popolazione a causa dell'arrivo della peste o cose di questo genere. Detto questo, certo che
tra l'altro c'è proprio in Dipartimento di Scienze Statistiche da noi proprio un gruppo che sta studiando l'effetto dell'incertezza sui comportamenti demografici, con risultati molto interessanti, anche perché guardano non solo all'ultima crisi, quella dopo Lehman Brothers, dopo il 2008, ma cercano anche di vedere se questi comportamenti si ripetono anche nel passato, eccetera. E i risultati, anche se sono ancora in corso d'opera, sono che effettivamente gli effetti ci sono, sono magari meno importanti di quello che uno potrebbe pensare, perché, come dicevamo prima, i comportamenti delle persone sono anche fortemente, sono profondi, cioè non è che uno che vuole avere un figlio, se lo vuole proprio, non ce l'ha. Cioè, però effettivamente si può creare una, in Italia questo è molto, molto importante, insomma, si crea questo clima di incertezza che a volte può essere anche maggiore rispetto all'incertezza reale, no? C'è una specie di enfasi che viene data. È un po' quello che sta dietro anche ad alcune emigrazioni di giovani. A volte i giovani emigrano perché si crea un clima, c'è un bel articolo che è appena uscito su questo, si crea, per esempio nel nostro paese, un clima in cui si dice non c'è niente da fare in Italia, no? E poi magari vanno a fare i camerieri a Londra, potrebbero fare i camerieri a 50 metri da casa loro e sarebbe la stessa cosa, però è un'altra cosa. Cioè Londra è vista come il luogo dell'opportunità, Londra, Berlino, eccetera. Ecco, per cui, ecco, quindi chiudiamo questa parte, proprio sono studi che sconfinano quasi sulla psicologia, no? Perché ti costringono ad andare a capire in che modo le persone formano le loro aspettative verso il futuro, come le fondano anche sul passato e come le fondano anche sul discorso culturale generale che si viene sviluppato all'interno della nazione. Giovani e sessualità, dunque, molti cambiamenti, ma rimane questo obiettivo dell'amore, di coppia soprattutto. E quello che si evince dal libro Piacere, fedeltà e millennials e il sesso, appena edito dal Mulino. Abbiamo appena intervistato uno degli autori, Giampiero Dalla Zuanna, che ringraziamo. Buona giornata, professore. Grazie di tutto. Bene. Grazie e buon lavoro anche a voi.